Non chiamate la Serie Z, calcio minore o football di bassa lega. Ragazzi, tenetevelo il derby di Milano, io mi prendo quello di Campforgiano. Buon pomeriggio qui da Filicaia per la Coppa Provinciale Terza Categoria, andata, girone M. Filicaia Diavoli Rossi contro Casciana Poggio. Finalmente si torna al calcio della terza categoria. Il Filicaia Diavoli Rossi con in porta Alessio Rossi, poi Toriani, Franchini, Luca Satti, Cristea, Filippo Tritti, Lombardi, Brian Rossi, Fritz Longhi e Samuele Lartini. In panchina Fabrizio Rossi, Vecchi Puppa, Micchi, Bacci, Gabriele Venanzi, Grandini, Donati, Magnani, mister Gabriele Zuddas. Invece per il Casciana Poggio in porta Adami, poi da Prato, Matteo Lartini, Tognarelli, Del Giudice, Pellegrinetti, Matteo, Simone Pioli, Tomei, Binzeschi, Jacopo Cecchi, Fantoni, in panchina Morlino, Grassi, Marcantoni, Daniele Bertolini, Grazia Salotti, Bertolini, Michael e Lorenzo Vanni, mister è Roberto Giusti. L'arbitro di oggi è il signor Fabio Bocca della sezione di Lucca, l'arbitro della partita tra Piazza e Castiglione di Coppa, avvenutosi mercoledì scorso. Finalmente le squadre che entrano in campo, il Filicaia Diavoli Rossi con la maglia rosso-nera, pantaloncini e calzettoni neri, invece il Casciana Poggio, classica maglia gialla con pantaloncini e calzettoni blu scuri. Ecco gli 11 del Filicaia qua posizionati e poi gli 11 del Casciana Poggio. E siamo pronti per goderci la prima partita ufficiale della terza categoria e il derby del comune di Campforgiano. Per godersi meglio i filmati di Garfiana Football Channel con maggiore qualità, cliccare sulla rotellina in alto a destra, poi andare su qualità ed impostare il video sul valore 1080p. Grazie e buona visione. Inizia ora Filicaia Diavoli Rossi contro Casciana Poggio. Subito gli ospiti provano ad avanzare con un lancio lungo per Cecchi, ma chiude Longhi. Allora, rimessa laterale, protegge bene Fritz, ma invece la palla è per il Casciana, quindi va la battuta. Binzeschi, ex Diavoli Neri, prova a cercare in aria il compagno Pioli, palla dentro per nessuno, allora Del Giudice al volo, spara alto, inaugura subito Cesar Pratis. Va la battuta a Binzeschi, di mancino subito allarga per Del Giudice o da Prato, invece anticipa proprio il difensore da Prato. Mancino a cercare Cecchi solissimo, attenzione, Cecchi in aria, prova il tiro al volo, altissimo. Rossi la battuta, spizzicata, attenzione, allora Del Giudice in gestione, prova ad aprirsi, Satti anticipa, allora Tritti. Tritti prova ad avanzare, bella palla, attenzione per Lartini, Lartini entra in area di rigore, tiro! Ed è gol del Filicaia, Samuele Lartini! Bella gestione palla, al minuto 7 si sblocca subito il derby. Scavetto, scontro tra Pioli e Tritti, da Tognarelli per Pellegrinetti. In ritardo Franchini, giallo, ammonito il 5 del Filicaia. Barriera aggiuntiva a due dei due giocatori del Filicaia. Fischia l'arbitro. Schema allora Fritz con il mancino alto. L'ex Cascio torna indietro da Matteo Lartini. Da Prato. Lancio lungo va per cercare Pioli. Attenzione, uscita vuota di Rossi. Libera Longhi in qualche modo. Allora Rossi Brian anticipa. E c'è il tocco di Binzeschi, rimessa laterale, brivido per il Filicaia. Fischia l'arbitro, posizione interessante, va Fritz con il mancino, fuori di poco, brivido. Sembrava fuori gioco di rientro, allora Brian Rossi a cercare proprio Longhi, che la tiene in campo in qualche modo, prestato da Binzeschi. Longhi si affida a Rossi, Binzeschi prova l'anticipo, tutto buono, allora Longhi apre il piattone, molto bello, tacco di Satti, attenzione, Tritti in aria, Tritti col mancino, fuori di poco, bellissima azione del Filicaia. Alla rimessa laterale in area Pellegrinetti, prova a mettere la palla a Benza, attenzione, non ci arriva per poco Simone Pioli. Si fa vedere Del Giudice, siamo vicini all'area di rigore, spostati nella zona di sinistra. Del Giudice può crossare col destro, zona Tomei, ma non c'è nessuno. Lombardi anticipa, allora da Prato al volo tira, ma è scarso, la palla gli ritorna ancora da Prato al limite, da Prato col mancino, fuori Tomei, cerca proprio Cecchi. Cecchi prova il tiro dalla distanza, traversa, che tiro Cecchi, si vede che è uno dei più in forma del Casciano in questo primo tempo.
Zaia. La gioca veloce Cristea. Triti. Attenzione, palla interessante, Cristea. Cristea vicino all'area, torna all'indietro, attenzione Lombardi. Cross in aria, interessante, attenzione Satti di testa! Palo! Palo di Satti, prova a liberare poi Casciana. Fischia proprio l'arbitro, allora del giudice, palla dentro, attenzione Fantoni, tacco, è tutto buono, esce Rossi, un po' a valanga, travolge tutti, prende la palla però per l'arbitro, fallo poi su Fritz, a terra dolorante. Pagliaccio! Tomei, attenzione c'è una munizione, non ho capito per chi, per Fantoni credo. Tante spinte in aria, attenzione. Parte Satti in aria, attenzione! La palla non entra in qualche modo, Triti ce l'aveva sulla testa il pallone del secondo gol, ma in qualche modo la palla si salva per il Casciana. Esce proprio Luca Satti con il 10 al minuto 16. Credo sia Gabriele Venanzi, sì, il 21, quindi esce il 10 ed entra il 21. Ex Pontecosi Venanzi, cambio di ruolo, tutti sulla riga di porta quasi, fischia l'arbitro, va Fritz, allora palla dentro, interessante Adami in qualche modo la respinge, allora Venanzi prova a liberare Tognarelli, gli prende il pallone, prova a fare fallo tattico, ancora Tognarelli, cade, punizione. Adami lunga, palla passa, calcione poi di Franchini, già ammonito, e attenzione si becca il rosso, sciocchezza, ingenuità di Franchini al minuto 26. Cross in aria, attenzione, uscita di Rossi, anticipato però, che pericolo, Vecchi di testa mette in angolo. Non sembra aver sofferto l'uomo in meno per ora, Filicaia, sta gestendo, sta approcciando la partita proprio come sull'11 contro 11, attenzione, bella giocata di Bacci che entra in area, Bacci, esterno, anticipa Binzeschi, va Binzeschi con il mancino a rientrare, incolliamo solo l'area di rigore, siamo al minuto 41, palla dentro, interessante, da Prato fuori, staccato solo sull'isola Igor da Prato, non trova lo specchio, occasione gigante per il Casciana Poggio al 41esimo. Bel calcio lungo di Binzeschi, attenzione Vecchi prova l'intercetto, allora Bertolini, tiro, la palla Rossi, che occasione per il Casciana Poggio tra il destro, nel destro di Michael Bertolini, Rossi, Alessio blocca in aria, attenzione Pellegrinetti contro Vecchi, vince Vecchi il confronto, allora Tognarelli la riconquista, Tognarelli contro Bacci, Tognarelli la protegge, si allarga per Vanni, Vanni prova a crossare dentro, attenzione di testa Salotti, blocca Rossi in due tempi. Vediamo se ci proverà a metterla dentro, la giocherà corta, fischia l'abito Fritz. Prova il tiro, attenzione la palla rimane lì, Gabriele Venanzi allo scadere, 2-0 Filicaia, sfrutta un errore di Adami e Gabriele Venanzi al minuto 51. Segna e finisce qui, 2-0 Filicaia, gol in extremis di Gabriele Venanzi al 7-1, Samuele Lartini, che è lui il man of the match. Un saluto e vi ringrazio, alla prossima. Siamo qui in zona mista con gli autori dei due gol, Venanzi e prima Lartini. Partiamo da Lartini, che per me è anche il migliore in campo, è innanzitutto tra te e Toriani, perché anche Toriani aveva fatto una gran partita in difesa. Decidi, inizi il match subito al settimo, un buon scambio con te, trovate il gol, sapete soffrire, e anche il ritorno del Casciana, riuscite a gestire bene la partita anche in 10 nonostante il rosso di Franchini, e poi all'ultimo con il guizzo della punta Venanzi fa il 2-0, quindi mettete diciamo sulla buona strada la partita di ritorno. Come vedi, come hai visto questa partita e come va affrontata poi il ritorno al Poggio? No, siamo molto contenti di questa prima partita, però sappiamo che è sempre lunga, abbiamo ancora 90 minuti da giocare, là in casa loro non sarà facile, daremo tutto, cercheremo di soffrire dal primo al 90esimo, lottando come abbiamo fatto sia in 11 che in 10, soprattutto in 10 perché ci siamo compattati bene dietro,
E niente, andremo là cercando di mantenere il risultato e provando anche a portare a casa una vittoria. Parti in panca, entri, un tiro, un gol all'ultimo secondo. Cioè, meglio di così? Eh sì, nulla, come ha detto Lartini, stava molto abbastanza combattuto dall'inizio, anche però abbiamo tenuto abbastanza bene anche in 10. E nulla, ora c'è sempre il ritorno e si guarderà di portarla a casa, perché è ancora più dura ritorna che se si è vinto questa, via. E nulla, ora si proverà a combattere ancora più forte e via. Siamo qui in zona mista con Mister Zundas. Vittoria importante per voi, 2-0. Soprattutto il secondo gol nasce da un'azione proprio finale sulla punizione di Fritz, dove eravate anche con l'uomo in meno. Come si affronta la partita di ritorno con un Casciana che proverà in ogni modo a recuperare la partita, quindi sarà, credo, un assetto più difensivo il vostro, oppure proverete a giocare come se questa partita fosse finita 0-0? Ma cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo fatto oggi, contro un avversario forte. Che risultato è bugiardo, sicuramente abbiamo giocato forse meglio nel secondo tempo, il primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà e siamo stati più cinici noi oggi, questa è la realtà dei fatti. Però Casciana è una squadra forte, allenata bene, la squadra che quest'anno lotterà per il campionato fino a fondo con noi, la New Team e pezza che il Ponte Cossi. Quindi dalle sue dichiarazioni immagino che l'obiettivo stagionale del Filicaia credo sia il primo posto. Certo, noi abbiamo cambiato tanto quest'anno, tutti ragazzi validi, vogliosi, e l'anno scorso siamo arrivati secondi, abbiamo perso il playoff malamente in un uomo in più e quest'anno cercheremo di arrivare primi, anche se la lotta sarà dura, ma noi ci siamo. Giusti, risultato un po', si può dire anche un po' bugiardo, perché ha detto bene Mister Zundas, la partita è stata molto molto equilibrata. Il ritorno sarà una totale battaglia per voi, un dentro fuori, un all-in come nel poker. Immagino che l'assetto sarà offensivo, ma cosa c'è di buono da prendere in questa sconfitta stagionale qui a Filicaia? Sicuramente gli episodi nel calcio, si sa, contano tantissimo. Quando sbagli contro squadre organizzate come loro, li paghi. Quindi abbiamo pagato i nostri errori. Poi è normale che sui 90 minuti in fondo abbiamo avuto diverse occasioni, loro in fondo su un altro errore nostro hanno fatto il 2-0, quindi tanto i complimenti a loro. E il ritorno sarà un'altra gara, perché qui è sempre difficile giocare. Vengono su da noi, ci prepareremo bene in settimana e di buono di oggi c'è da prendere l'atteggiamento dei ragazzi, ne ho tantissimi nuovi, quindi ci serve anche un po' di tempo per assestare le cose e poi dagli errori bisogna prendere spunto e migliorare. Vi ringrazio per la visione e iscrivetevi al canale YouTube, di Instagram e di Facebook. Alla prossima!